Ciao a tutti, faccio un video giusto perché volevo farvi capire cosa mi è successo. Ci ho acquistato un amplificatore a due soldi veramente in un mercatino di quelli piccolini, un Fender 15, un Made in Mexico degli anni 90. Suono da amplificatore piccolo, insomma niente di particolare, però vedrete cosa ho scoperto di bello. Tanto vi faccio sentire come suona. Ora lui con la sua cassa, ora l'ho tirato fuori dalla sua cassa per fare degli esperimenti e vi faccio sentire come suona. Ora vediamo cosa succede se attacco il piccoletto a questo cono ve lo faccio vedere un po' meglio, è un Eminence Governor e è attaccato al cono alla bella meglio. Lo faccio passare anche in un attenuatore di potenza perché il volume sarà piuttosto elevato, eppure le impostazioni le ho mantenute uguali a quelle di quando l'abbiamo provato con il suo cono e vediamo cosa succede. Se mi vedete, ma ora vediamo come va il crunch. Una grande cosa. Aumentiamo il master e mettiamo anche un po' il volume. Anche col gain. Ancora più gain, more gain. Il gain, ma la cosa migliore secondo me è con il master al massimo e non troppo gain, forse un po' più così. Aspetta, questo qua secondo me potrebbe essere la distorsione giusta. Che dire, sono quelle belle sorprese inaspettate che a volte succedono. Non vi siete probabilmente resi esattamente conto di come sono amplificatore, dato che è stato registrato col cellulare e quindi le sfumature chiaramente non si sentono, però vi assicuro che suona molto bene. Farò una testata trasportabile, super leggera, da utilizzare con la cassa esterna,
e se faccio presto un po' di tempo la legherò anche al video. Ciao a tutti.